Mister Bellarte, il capolavoro è stato solo sfiorato, una rimonta incredibile. Complimenti innanzitutto, perché non era facile in queste condizioni, tante assenze, tanti giocatori non al meglio, comunque impiegati dallo 0-3 al 3-3, poi il blackout e la maggiore esperienza ha fatto la differenza in questo caso. No, la differenza l'ha fatta un episodio, perché la partita per noi è iniziata sul 3-0. La squadra ha mostrato tutta la qualità e il coraggio di cui dispone, quindi quei minuti sono quelli che ci definiscono. Poi quando abbiamo per forza di cose dovuto giocare 4 contro 4 di nuovo, non col portiere di movimento perché eravamo stanchi e facevamo giocare sempre i soliti, e abbiamo preso un gol che ci ha tagliato le gambe. Possiamo dire però che le lacrime dei suoi ragazzi e questo straordinario pubblico oggi non hanno vissuto il loro apice, ma un punto di partenza per nuove grandi avventure a partire dall'anno prossimo. Beh, certo, io ho sempre pensato che la finale non è solo un termine indicativo, poi penso che di qua a inizio la storia di tanti giocatori che non avevano mai fatto una finale scudetto e tanti altri che sono ritornati a farla dopo 4 anni.